un viaggio nello spazio, quello che vi stiamo per proporre. Guardate questo oggetto, guardate la bellezza di tutto quello che ci circonda. Siamo all'interno di una mostra, si chiama Cosmos Discovery e racchiude pezzi originali che hanno fatto la storia dello spazio, e nel corso di questo nostro viaggio passeremo dall'uno all'altro. Ma se siamo qui per parlare di un'altra cosa, siamo per parlare di un'Italia straordinaria legata allo spazio. Sì, perché chi avrebbe mai immaginato che l'Italia sarebbe diventata la terza figura mondiale più importante legata allo spazio? Prima naturalmente Stati Uniti e Russia, e poi noi, piccoli ma con grande genialità, con grandi idee e anche con un grande impegno solido e concreto. Questa sera parliamo anche della storia di due uomini, una storia riscoperta da un uomo, Mariano Andrenucci, che ha riscoperto una grande intuizione. Il titolare di questa intuizione è Gabriello Maria Giannini. Cominciamo da qui. Giannini è un personaggio veramente singolare, il cui maestro è stato Enrico Fermi. Molti dei suoi allievi hanno fatto scoperte fondamentali. Quando Fermi è sbarcato sul molo, arrivando negli Stati Uniti, a aspettarlo c'era Giannini. Negli anni 50 Giannini è su tutti i giornali per un motivo eclatante. Ha citato in giudizio il governo degli Stati Uniti per 10 milioni di dollari, cioè 100 milioni di euro di oggi. Perché? Perché è il proprietario della bomba atomica. O meglio, è l'intestatario di un brevetto depositato negli Stati Uniti su mandato di Fermi e gli altri di Via Panisperna, il gruppo che nel 1934 aveva condiviso la scoperta della fissione nucleare. Ma questa è un'altra storia. La vita di Giannini è destinata ad intrecciarsi con ben altre imprese. Successivamente si è messo a fare qualche cos'altro. Il qualche cos'altro dopo la guerra è diventato studiare propulsori. Era un momento in cui, grazie anche al successo che avevano avuto in Germania le attività riguardanti i razzi, le V2 e tutto il resto, gli americani stavano cercando in tutti i modi di sviluppare una capacità missilistica per conto loro. L'America vuole vincere in ogni modo la corsa verso lo spazio e si accaparra le menti più importanti, e qui rientra un altro italiano, Adriano Cavalieri Ducati, un romagnolo molto forte. Nel 1924, a soli 21 anni, Ducati collega l'Italia all'America con un apparecchio radiofonico unico e innovativo. Un evento straordinario per quei tempi. Di lì a poco fonda un'azienda con il padre e con i fratelli. Un'azienda diventata poi famosa in tutto il mondo. Ma le ferite fisiche e morali inferte all'impresa di famiglia dalla Seconda Guerra Mondiale costringono i Ducati a cedere l'azienda allo Stato. In questo momento difficile Adriano decide di lasciare l'Italia e purtroppo di trovare fortuna fuori. Arriva negli Stati Uniti e lì il suo destino si intreccia con quello di Giannini. Adriano, che era un fisico, era sempre rimasto in tutti questi anni in collegamento con Giannini. E sì che Giannini a un certo punto gli dice: ma cosa stai a fare lì? Ormai lì non c'è niente che tu possa fare. Perché non vieni qua da me? Qui da me le cose crescono. Proprio in quegli anni lui aveva messo su una cosa che si chiamava Giannini Scientific Corporation e si era messo a studiare motori ad arco elettrico, arcogetti come si chiamano in gergo, e propose a Adriano Ducati di andare lì a dargli una mano. Ad attenderlo negli Stati Uniti Adriano non aveva solo Giannini, aveva anche qualcun altro, un certo Werner von Braun, che, padre dei nazisti missili V2, era stato preso dagli americani per vincere la corsa verso lo spazio. Ma nel 1957 arriva una notizia improvvisa, ferale per gli americani. Lo Sputnik, il primo satellite artificiale russo, era nello spazio. Quando partì lo Sputnik, nell'ottobre del 57, gli americani tentarono immediatamente di far partire un altro satellite piccolino, lo chiamavano Pompelmo, il satellite, per quanto era piccolo. Lo sapete quanti centimetri fece centimetri prima di schiantarsi al suolo? 60. Sputnik
Subito von Braun è messo alle corde. Alcuni politici vogliono la sua testa, ma lui resiste. Qualche anno dopo, nel 1969, porterà gli americani sulla Luna con il razzo Saturno V, che spinge la capsula Apollo là dove nessuno è mai arrivato. Il suo sguardo, però, è anche rivolto verso un nuovo tipo di propulsione spaziale che promette traguardi ben superiori a quello della Luna. Ed è qui che entrano in gioco sia Giannini che Ducati. Von Braun era il personaggio dominante di riferimento per quello che riguardava la propulsione in quel momento. Si occupava principalmente di propulsione chimica, la propulsione che si sapeva fare in quell'epoca. Però aveva incaricato un suo fedelissimo collega, che si chiamava Stullinger, di studiare se fosse possibile fare propulsione con mezzi diversi. A un certo punto Stullinger viene a sapere che Giannini ha scoperto, ha trovato qualcosa di importante. Anche lui tedesco come von Braun, Stullinger è stato uno dei più brillanti scienziati di Peenemünde, la base missilistica nazista culla dei razzi V2. Sin da Peenemünde, Stullinger cercava delle tecnologie innovative proiettate al di là della V2 ed era stato il primo scienziato ad occuparsi di propulsione ionica, cioè un sistema di propulsione che produce una spinta molto bassa, ma questo tipo di motore utilizzato nello spazio, dove non c'è resistenza alcuna, la spinta si somma e quindi può raggiungere altissime velocità con lunghi tempi di utilizzo. Intanto, alla Giannini Scientific Corporation è allo studio un tipo di propulsione aerospaziale innovativo, basato sull'elettricità. Promette applicazioni avveniristiche, come l'esplorazione dello spazio profondo, durate di funzionamento lunghissime e un ingombro minimale. L'idea è generare una spinta attraverso la reazione tra elettricità e gas. Torniamo al 1963, circa 6 anni prima dello sbarco sulla Luna. Nel laboratorio di Ducati si stanno facendo degli esperimenti sui nuovi motori che dovrebbero aiutare l'uomo a viaggiare nello spazio sempre più velocemente e sempre più lontano. A un certo momento, per un caso, viene chiuso il rubinetto del carburante e in quel momento succede qualcosa. Immaginiamo di scaricare un'energia elettrica elevata sugli atomi di una sostanza gassosa. Gli atomi, agitandosi, collidono tra loro e la temperatura sale vertiginosamente. Gli urti strappano via gli elettroni dai nuclei. Ecco la ionizzazione del gas. Ma gli elettroni vogliono tornare al loro posto e, mentre questo accade, si sprigiona una luce intensa. È il plasma, il quarto stato della materia. Intanto l'energia elettrica applicata è talmente forte che genera un campo elettromagnetico. Il magnetismo interagisce con la corrente elettrica e genera una forza detta di Lorentz che accelera il plasma e lo scaglia via. A questa azione corrisponde una reazione e si genera una spinta. Senza carburante. Cos'era successo? Il motore, alimentato con scarsissimo propellente, era entrato in una modalità di funzionamento in cui la corrente era così forte da generare un campo magnetico e questo campo, interagendo con la corrente, produceva questa accelerazione che dava luogo a velocità molto più alte di quelle che erano possibili semplicemente scaldando questo oggetto. A partire dagli anni 30, molti scienziati italiani dello spazio emigrano negli Stati Uniti. Anche grazie a loro, la scienza statunitense primeggia in tutto il mondo, contrastata solo dall'Unione Sovietica. I due colossi della Guerra Fredda si fronteggiano a colpi di primati tecnologici e minacce militari. Le risorse impegnate sono talmente enormi che non hanno eguali nella storia. Le nazioni europee possono solo tentare timidamente di inseguire i più grandi. L'Europa era divisa fra chi aveva vinto e chi aveva perso, e non era irrilevante. Gran Bretagna, Francia avevano un grande peso, la Germania aveva un peso forte industriale che già si intravedeva, e noi mettevamo il genio dei nostri scienziati. Per l'Italia, in un momento difficile, storico, molto difficile, trattata da paese sconfitto, francamente la corsa verso lo spazio era l'ultimissimo dei problemi. Ce n'erano altri di problemi, c'erano delle priorità
molto diverse e più impellenti. Ma avevamo anche un signore, un ingegnere, il nome era Luigi Broglio, un grande fedele, un devoto di San Marco, grande capacità di convinzione. Cosa fa? Riesce a ottenere l'impossibile. Riesce prima di tutto a ottenere dalla NASA un razzo, poi da un petroliere una piattaforma offshore per un lancio e dal presidente del Consiglio italiano un finanziamento per questo progetto incredibile, quando si dice la tenacia. Luigi Broglio era una persona, a detta di tutti, capacissima, molto testarda, molto determinata. Sapeva tessere relazioni. Era uno scienziato, ma era un militare. Sapeva che l'Italia da sola non avrebbe mai potuto fare un passo in avanti da sola nella conquista dello spazio con una logica tricolore. E andò dagli americani, e gli americani si fidavano di lui e gli diedero attrezzature impensabili in tempo di guerra fredda. Quando il generale De Gaulle diventa presidente, vuol fare della Francia la terza potenza spaziale. Ma in Italia, presidente del Consiglio è Amintore Fanfani, che crede molto nel progetto di Luigi Broglio. Broglio era decisivo anche perché sapeva parlare con la politica. Lui era un fervente cattolico ed era amico del grande, grandissimo intellettuale La Pira, che fu storico sindaco di Firenze. La Pira era il capo della sinistra democristiana allora, La Pira, Dossetti, Fanfani. E attraverso La Pira Broglio arrivò a Fanfani. Siamo a Firenze, è il 12 aprile del 1961, si sta svolgendo una manifestazione, un congresso mondiale legato allo spazio. In quell'occasione l'Unione Sovietica dà una notizia, Yuri Gagarin è il primo uomo nello spazio, la platea si gela, gli americani sono costretti ad applaudire, ma la notizia è improvvisa, impattante, per alcuni devastante. Il primo uomo nello spazio, il primo uomo a tornare dallo spazio è Yuri Gagarin. Nei nostri racconti, tempo fa abbiamo raccontato come due italiani, i fratelli Judica Cordiglia, sentirono dallo spazio delle voci, prima di Gagarin, di uomini e di donne persi nello spazio. Ma questo la storia non ce la racconta. Questa storia è raccolta solo da questi due bravissimi radioamatori italiani. Ma ne abbiamo parlato, andiamo avanti. In quella sala è presente anche Luigi Broglio. Ha in testa un progetto per un satellite artificiale, il primo satellite artificiale nello spazio. Oggi ci sembra una cosa normale, ma al tempo era un ulteriore passo verso la conquista dello spazio. Lui era un devoto di San Marco e il progetto si è chiamato San Marco. Il lancio di prova viene effettuato dagli Stati Uniti nella base NASA di Wallops Island in Virginia. È il 15 dicembre del 1964, ora locale 20:24. La tensione è inevitabile. Finalmente il razzo Scout si solleva dalla rampa, la spinta è fulminea, il San Marco sparisce dalla vista. Sono attimi di ansia, poi minuti. La stazione siciliana di Punta Pachino, allestita per l'occasione, non riceve alcun segnale. C'è preoccupazione. La conferma arriva poco dopo dalla stazione di Woomera, in Australia, che intercetta il primo beep. Il San Marco ce l'ha fatta, è in orbita. È la prima volta che un gruppo di lancio di una nazione diversa dagli Stati Uniti d'America o dall'Unione Sovietica sia riuscito a mettere un proprio satellite in orbita. Così saluta all'indomani l'Italia il presidente degli Stati Uniti d'America, evidentemente stupito. Poco dopo, Fanfani è a Parigi, in visita al generale Charles de Gaulle. Allora, De Gaulle, chiacchierando con Fanfani, disse «Guardi, Presidente, noi abbiamo dei grandi progetti per lo spazio». E Fanfani, anche un po' placidamente, rispose «Ah sì, Presidente, anche noi abbiamo appena lanciato un satellite». Questa cosa occorse del tutto impreparato De Gaulle, che chiese una sospensione dell'incontro. Andò in un'altra stanza e, narrano le cronache di allora, si infuriò tantissimo e chiese «Ma insomma, ma che cosa stanno facendo questi italiani?». Passa poco più di un mese e il ministro francese della ricerca scientifica, atomica e spaziale è costretto a rassegnare le dimissioni.
Giovanni Caprara, premiato giornalista scientifico del Corriere della Sera, ha seguito da vicino la vicenda personale di Luigi Broglio. Fu un momento molto particolare quello del primo lancio, perché si andava a collaudare l'esperienza degli scienziati. Di questo ne era consapevole Luigi Broglio, il quale prima del lancio, da quel momento in poi, fece una cosa che rimase, che colpì i suoi collaboratori. Prima del lancio si ritirò in una stanzetta della base a pregare e dopo un po' ne uscì e alla fine diede il via per il lancio. Un applauso riempie la sala e conferma la riuscita del lancio. L'Italia va per la prima volta oltre l'atmosfera terrestre da una sua base spaziale. È solo il primo di una serie di grandi successi. Abbiamo visto come il 1964 sia stato l'anno della consacrazione dell'Italia come terzo paese più evoluto nel viaggio verso lo spazio. Ma la tecnologia va avanti, le scoperte vanno avanti, la scienza va avanti. E oggi siamo ancora protagonisti, insieme ad altri paesi, nella progettazione, nella costruzione dell'avamposto umano nello spazio, la stazione internazionale che orbita intorno alla Terra. 1000 metri cubi di volume pressurizzato, 16 moduli totali, 100 paesi coinvolti negli esperimenti, 15 nazioni protagoniste, tra cui l'Italia, più di 125 miliardi di euro il costo. Ma tra i soggetti coinvolti, pochi possono vantare i numeri dell'Italia. Noi abbiamo il record di presenze sulla stazione spaziale, di presenze agli astronauti italiani su un altro paese europeo là. Il primo europeo ad andare sulla stazione spaziale internazionale è Umberto Guidoni. In quegli anni, anche in vista poi della realizzazione della stazione spaziale, fu aperto la possibilità di seguire i corsi di astronauta anche a astronauti non americani, e gli italiani sono stati fra i primi. L'affidabilità della tecnologia tricolore convince la NASA ad assegnare all'Agenzia Spaziale Italiana la fornitura di 3 moduli logistici per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale. Nel novembre del 1998, a circa 400 km dalla superficie terrestre, inizia lo straordinario assemblaggio della stazione. Nel 2001, dopo Russia e Stati Uniti, l'Italia è il terzo paese a inviare un modulo verso il nuovo cantiere spaziale orbitante. I moduli vengono portati in orbita nella stiva dello shuttle, poi a una decina di metri dalla stazione vengono agganciati da un braccio robotico che li assembla naturalmente con la massima precisione. Questo tipo di operazioni estremamente delicate nello spazio aperto sono per più di 10 anni di competenza degli astronauti americani, fino a quando nel 2013 Luca Parmitano, un italiano naturalmente, inaugura un nuovo corso, il primo italiano a passeggiare nello spazio. Torniamo indietro di qualche anno, è il giugno del 2003 quando l'Agenzia Spaziale Europea lancia una sonda, Mars Express, una sonda verso Marte, approfittando di una particolare vicinanza del cosiddetto pianeta rosso, una vicinanza che si verifica solo ogni 20 anni. 2 importanti strumenti italiani sono proprio a bordo della sonda. Il primo è il radar MARSIS, ideato da Giovanni Picardi. Il secondo è uno spettrometro ad infrarossi, chiamato PFS, di Vittorio Formisano. Raggiunto Marte, il Mars Express comincia a dare risultati sbalorditivi e conferma quella che era solo un'ipotesi. C'è una grandissima quantità di liquido nel sottosuolo di Marte e c'è acqua. E si trova anche una piccola percentuale di metano nell'atmosfera. Insomma, il processo che può provare a portarci verso l'intuizione, la verifica di una vita, forse passata, su Marte si avvicina sempre di più. Di fianco a noi, qui a Via Guido Reni, a Roma, anche un modello scala 1 a 1
di Opportunity, una sonda che nel 2004 è atterrata su Marte. Pensate che nel 2017 ha ancora inviato dei segnali, perché grazie a questi pannelli solari non ha ancora smesso di funzionare. Ha una velocità di 5 centimetri al secondo come velocità massima, anche se poi in effetti viene utilizzata un centimetro al secondo. La cosa sorprendente è che dalle ricostruzioni che abbiamo visto nel tempo sembrava molto più piccola, e invece è grande, grande poco più di una piccola utilitaria. Andiamo avanti. Grazie ai risultati straordinari ottenuti da Picardi e Formisano, nasce l'idea di uno sbarco europeo su Marte a guida italiana. La missione ExoMars condurrà una sonda sull'orbita marziana chiamata TGO e un veicolo d'atterraggio, il lander, denominato Schiaparelli, in onore del grande astronomo italiano che per primo disegnò la mappa di Marte. Siamo arrivati al marzo 2016. Dopo un viaggio di 7 mesi, quando la sonda tenta l'atterraggio sul pianeta rosso, qualcosa va storto. Il computer di bordo impazzisce, non riesce a calcolare il tempo di frenata e la sonda, purtroppo, si schianta al suolo. Ma il destino di ExoMars è tutt'altro che segnato. La sonda TGO continua a orbitare su Marte, inviando dati di valore eccezionale. E un nuovo obiettivo è alle porte: l'invio di un rover capace per la prima volta di svelare gli enigmi nascosti dal suolo marziano. Noi italiani abbiamo realizzato una trivella di cui il rover sarà dotato, la quale sarà capace di perforare sino a 2 metri il sottosuolo, e questa sarà la prima esplorazione in profondità del sottosuolo marziano cercando la possibilità che esista la vita. Siamo arrivati alla domanda delle domande. C'è vita su Marte e nel resto dell'universo, e cosa abbiamo scoperto? Si sa qualcosa ancora di non rivelato? Non troppo tempo fa, sul New York Times è comparso un titolo che parlava di un documento secondo il quale il Pentagono, la difesa degli Stati Uniti, dal 2009 avrebbe speso per 3 anni 22 milioni di dollari per cercare di capire cosa fossero delle segnalazioni di oggetti volanti non identificati negli spazi aerei americani e non solo. Perché è stata fatta questa ricerca? Solo per la sicurezza nazionale, per capire chi vola nei cieli o per cercare qualcosa di più? Al momento non è dato saperlo. Fatto è che l'investimento è stato molto, molto cospicuo. Abbiamo visto, abbiamo raccontato, abbiamo narrato gli esempi, fatto i nomi delle persone che dimostrano come l'Italia sia stata in tutti questi anni protagonista nel viaggio nel cosmo. E ci piace pensare che questa Italia straordinaria non sia ricordata solo per i monumenti, non solo per la sua storia, ma anche per la sua ricerca, per la sua scienza, per il suo futuro. Ci troviamo all'interno della cabina di comando originale di uno shuttle. Quindi qui dentro sembra proprio di rivivere i momenti legati alla scoperta dello spazio, ai viaggi spaziali. E c'è un'altra notizia che vogliamo darvi questa sera. Tra 7 giorni Voyager torna con una puntata realmente speciale. Torneremo per un attimo anche nel nostro studio di Torino per parlare di cuore. Sì, una puntata che stiamo preparando, pensate, da circa un anno. Sarà un viaggio unico e interessante. Salutiamo gli amici di Facebook e di Twitter, perché questo appuntamento è da non perdere. Qui ci sono dei bottoni, dunque off. Se questo è off, questo è on. Bene, penso sia arrivato il momento di salutarci. L'appuntamento naturalmente è sempre con nuove domande a caccia di risposte. A Voyager! Ma è sicuro che torno?